Luigi Panzan, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Belluno. Buonasera Presidente, quali sono le impressioni che ha ricevuto da questo congresso nazionale degli ordini, 57esimo? Sono ottime, nel senso che è un congresso di tipo nuovo, inaugura anche un periodo che mi auguro lungo, di presenza degli ingegneri molto più efficace che in passato, quindi sia la presenza di esperti, la presenza soprattutto di proposte è stata molto buona e quindi per intanto sono molto soddisfatto. In questo congresso si è parlato ovviamente di riforma delle professioni e poi diciamo che questa riforma vede la luce lo scorso agosto. E, secondo lei era una riforma necessaria perché se ne parla da tanto tempo, quindi una buona riforma o ci sono ancora degli aspetti? Allora preciso, è una buona riforma nel senso che finalmente si è messo un punto fermo sul fatto che si continua a pensare all'esistenza del sistema ordinistico. Quindi è finita sta polemica e questo è l'aspetto decisamente positivo che poi è stato rilevato anche dal Presidente nazionale Zambrano. Naturalmente vanno modificate ancora alcune cose che si faranno in corso d'opera. Ci sono molte cosette che vanno precisate, insomma, ci sarà il tempo di farlo. Perché seguiranno i decreti attuativi, certo, perfezioneranno, certo, la riforma. Uno degli aspetti importanti che poi vede gli ordini protagonisti sarà quello della formazione continua permanente, del tirocinio, seppur non obbligatorio, diciamo, per la nostra categoria professionale. E questo vedrà ovviamente gli ordini impegnati in prima persona. E lo stesso Presidente nel discorso di inaugurazione parlava anche di certificazione delle competenze. Puoi dire due parole? Sì, io direi che questo è l'aspetto di gran lunga più importante, perché la novità è anche quella che gli ingegneri, come qualcuno ha detto durante il congresso, nel passato attendevano il proprio diploma di laurea e dicevano: ho studiato a sufficienza, adesso per i prossimi 30 anni mi va bene quello che ho studiato. No, invece la novità è che l'aggiornamento deve essere continuo, controllato, in modo che gli ingegneri poi vengano, la competenza venga garantita anche dalla continua aggiornamento. Sarà un compito principale proprio degli ordini fare questa operazione. Direi, anzi, non dico che sarà l'unico, ma insomma il principale sicuramente. Una gran buona cosa questa. È una buona cosa che ovviamente forse potrà essere, diciamo, gravosa. Ecco, questo è un aspetto economico, è quello che poi in questo momento bisogna che non sia gravosa, troppo gravosa rispetto soprattutto per i giovani. Però penso che intanto pare che il sistema dei crediti che è fatto da altri ordini non sia un buon sistema, mentre la certificazione delle competenze probabilmente esiste già un sistema che è stato collaudato in Lombardia, a cui noi partecipiamo, il sistema ING, che è fondato sulla certificazione delle proprie competenze e l'aggiornamento. Un sistema che è abbastanza agile e quindi sarà il sistema che io mi auguro